Buongiorno, oggi parleremo dei crumpies, che sono delle salse basate sul cioccolato bianco con aggiunta dei pezzi. Il termine di questo prodotto è qui esposto, come vedete si possono fare moltissime cose, dagli set dei macarons, sulle basi delle torte croccanti, basi di semifreddi, inserti per semifreddi e torte gelato, inserti per lollipop e anche ganache per i tartufi. Oggi prepareremo il crumpy utilizzando il gelato, quindi partendo dalla nostra base bianca, a cui aggiungeremo la pasta crema pasticcera, dosata a 90 grammi al chilo, e poi andremo a farcire con un crumpy al caramello e sopra metteremo la gelatella Chocominchi. Procediamo quindi con la nostra base bianca, a cui aggiungiamo crema pasticcera. Mescoliamo. E andiamo a mettere nella macchina del gelato. Alla fine della mantecazione andremo ad aggiungere il crumpy al caramello, riscaldato ovviamente nel microonde per renderlo morbido, e poi andremo a coprire con la gelatella Chocominchi. Una volta stato il gelato, aggiungiamo il nostro crumpy che abbiamo riscaldato nel microonde e quindi è diventato morbido. Ovviamente il dosaggio è a piacere, ne aggiungiamo un po' per dargli sapore e croccantezza. Mescoliamo. Rendiamo piatto il gelato nella vaschetta e aggiungiamo il gelato mancante. Aggiungiamo ancora un po' di crumpy. Mescoliamo. E lo facciamo diventare piatto a bordo vasca. Per renderlo bello piatto si può aiutare con questa spatola. Adesso lo mettiamo 5 minuti nel battitore in modo che si rassodi e dopodiché riversiamo la gelatella Chocominchi sopra. Adesso che la nostra vaschetta si è raffreddata, possiamo aggiungere la gelatella Chocominchi direttamente dalla confezione. Quindi versiamo sopra un po'. Il gelato è finito, poi lo possiamo decorare con una granella frutta secca oppure con un po' di decorazione di cioccolato. Lo mettiamo nuovamente nel battitore che si raffredda un attimo la variegatura e poi lo possiamo mettere in vetrina. E infine lo decoriamo con un po' di granella nell'angolo. Decorazioni di cioccolato a piacere ovviamente.